Bene, entriamo quindi nel vivo del nostro appuntamento, come dicevo, è il secondo ed ultimo per quest'anno scolastico in cui è possibile iscriversi per conseguire effettivamente la nostra patente smartphone. Come si fa? Durante la nostra conversazione, in chat, le colleghe dell'Informa Giovani metteranno un link a cui è possibile iscriversi. Attraverso questo link a cui sottoscriverete un modulo apposito, riceverete le credenziali per accedere al portale della pubblica amministrazione che si chiama Self-PA. Dunque riceverete una email della Regione Emilia-Romagna con le istruzioni per proseguire nella vostra formazione online. Si accede con lo SPID a questa attività formativa e dovremmo averlo tutti, ma se qualcuno di voi avesse difficoltà, l'Informa Giovani del Comune di Bologna è disponibile ad aiutarvi a conseguirlo in modo tale che tutti siamo messi nella possibilità di partecipare. Quindi questo seminario vi permetterà di ascoltare le stesse relatrici che sono quelle che poi rincontrerete nella formazione online per il conseguimento della patente smartphone. Si tratta di video di 10 minuti in cui vengono affrontati gli stessi tre argomenti che sentiremo anche questa sera. Al termine di ogni video potrete autovalutarvi tramite tre test relativi e in seguito, conseguendo la patente smartphone, potrete partecipare alla piccola cerimonia che abbiamo pensato per il 28 maggio prossimo, in cui effettivamente vi verrà consegnata questa patente. Sarà una cosa che potrete condividere con i vostri ragazzi. Se i loro insegnanti hanno aderito al nostro progetto. In particolare, le nostre relatrici hanno già formato gli istituti comprensivi 4 e 7, hanno formato le insegnanti, le quali stanno a loro volta somministrando la formazione ai bambini e ai ragazzi, loro alunni. Quindi questo percorso è in condivisione. Bene, cominciamo intanto con i saluti istituzionali. Il primo a intervenire è l'assessore Daniele Ara, che ha la delega alla scuola e agli adolescenti per il Comune di Bologna. Prego. Grazie Chiara, veramente un saluto a tutti innanzitutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto e ringraziare che so che è partito nel mandato precedente e ringrazio l'associazione Dedalus e tutte le professionalità dell'ufficio giovani del Comune di Bologna che hanno lavorato a questo progetto che è molto importante perché già anche prima della pandemia noi sapevamo quanto l'educazione digitale fosse uno degli elementi sul quale dover lavorare di più per i ragazzi e le ragazze, ma anche per gli adulti. E la pandemia ci ha fatto capire, insomma, ancora di più quanto innanzitutto occorre essere, come dire, saper usare le tecnologie, saper usarle bene, ma saper usare non significa diventarne dipendenti in qualche modo, non sapere quando è il momento di, insomma, occorre saper usare nella giusta misura, nella giusta dimensione. Per cui è un'educazione importante, soprattutto per i ragazzi e le ragazze, ma credo anche per gli adulti. Tutti quanti dobbiamo avere la possibilità di poterci connettere, di avere le competenze di tipo digitali. E tutti quanti credo abbiamo anche il diritto, quando serve, di poterci staccare, di non diventarne dipendenti. Per cui niente, io veramente voglio ringraziare tutti quanti. Questa è una presentazione, ci saranno diverse occasioni e appuntamenti. Ringrazio anche l'ex assessore Elena Gaggioli, che adesso è la presidente del quartiere Borgo Panigale Reno, che diciamo prima di me accompagnò, diciamo, la nascita di questo progetto,
e che ben volentieri continuiamo e vi auguro buon lavoro e buona serata e rimango in ascolto. Dovrebbe esserci anche la dottoressa Pepe, adesso qua non vedo. Ci sei anche tu, Miriam? Bene. Sono. Grazie Chiara, grazie a tutti. Grazie all'assessore che mi ha fornito già l'assist per presentare i prossimi relatori. Solo una piccola nota tecnica ulteriore, se ci sono fra voi partecipanti che sono già dipendenti della pubblica amministrazione e quindi hanno già usufruito di una formazione sul portale Self-PA, vi chiediamo di registrarvi con un'email personale perché potrebbe altrimenti andare in conflitto con la vostra precedente registrazione, visto che abbiamo individuato qualche collega della pubblica amministrazione. Quindi l'assessore Ara, dicevo, mi ha già dato l'assist per presentare chi lo ha preceduto, cioè l'ex assessore alle politiche giovanili nel precedente mandato, Elena Gaggioli, oggi presidente del quartiere Borgoreno. Proprio con Elena avevamo condiviso l'anno scorso il lancio di questa idea, che poi effettivamente è una delle cose realizzate l'ufficio giovani del comune di Bologna. Prego, assessore. Grazie. Grazie Chiara, io voglio iniziare con un ringraziamento per appunto chi è arrivato dopo Daniele Ara, perché ha raccolto con grande entusiasmo non tanto il mio lavoro ma il lavoro eccellente che aveva fatto Miriam Pepe insieme a tutto l'ufficio Informa Giovani nel passato mandato. È veramente un progetto innovativo, appunto l'assessore Ara evidenziava il fatto che era rivolto non solo agli studenti, non solo ai ragazzi, ma anche alle famiglie. Questo era un approccio su cui si era investito tanto ed è importante che insomma continui ad essere coltivato. Io sono molto molto felice di essere qua ad assistere insomma all'evoluzione di questo percorso e a ritrovare anche tante persone che hanno dato tanto. Saluto te Chiara, ma Miriam Pepe, Laura Tarrifelli, Nicoletta Tomba, vedo anche che mi sembrava fosse collegata anche Elena Ferrara, che da senatrice è stata relatrice della legge sul cyberbullismo, quindi è veramente molto bello ritrovare qua una comunità e vedere, ma io di questo ero certa perché poi con l'assessore Ara ci siamo spesso confrontati, è davvero bello vedere che tutto quanto messo in campo ha avuto una sua continuità a testimonianza non tanto del mio lavoro quanto del lavoro degli uffici che negli scorsi anni avevano investito molto in questo percorso. Quindi davvero è molto bello ritrovarvi, grazie e complimenti a tutti, in particolare insomma a Daniele Ara che sta facendo un lavoro molto importante, lo posso anche apprezzare da presidente, e che rispetto alle questioni dell'adolescenza ha un approccio davvero innovativo ed efficace. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Presidente Gaggioli, insieme all'assessore Ara ci avete dato un bel esempio di come la pubblica amministrazione può dialogare in senso costruttivo. C'era da subito, da quando è stata lanciata questa idea della patente smartphone, anche Miriam Pepe, capo area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna. Prego. Eccomi, grazie e buonasera a tutti e a tutte, diciamo, i presenti e i collegati, insomma, a questo appuntamento che, come è stato già detto, insomma, per noi è un appuntamento molto importante, e visto che sono stati fatti anche, diciamo, tanti ringraziamenti, ovviamente mi associo, insomma, a questi ringraziamenti sia per diciamo l'ex assessore Gaggioli, oggi presidente del quartiere Borgo Panigale Reno, perché insomma ci ha diciamo sostenuto e ha voluto insomma portato avanti, e noi abbiamo accettato volentieri ovviamente di come area educazione, quindi con l'ufficio giovani, di avviare questo progetto. E ringrazio poi ovviamente l'assessore Ara per aver raccolto questo progetto, e quindi avere insieme a noi deciso poi di portarlo avanti, proprio perché riteniamo che sia noi come area, insomma come area educazione, anche con l'ufficio giovani portiamo avanti tante attività e tante, diciamo, un mix insomma di azioni che si rivolgono proprio agli adolescenti, ai giovani, insomma cercano di investire sul benessere e sul protagonismo in generale, insomma,
dei ragazzi e dei giovani, e certamente questo, diciamo, il tema appunto delle nuove tecnologie, di un corretto utilizzo delle nuove tecnologie, insomma, un tema che ci sollecita da tanto, ed è proprio per questo che un anno fa, insomma, abbiamo raccolto un po' questa sfida e deciso di avviare questo progetto abbastanza innovativo, anche se per la verità, insomma, dobbiamo dire che è stato avviato per la prima volta nella provincia di Verbania e noi lo abbiamo, diciamo, raccolto, e abbiamo cercato però anche di aggiungere alcuni aspetti di innovazione. Veniva già detto, no? Il fatto di rivolgersi ovviamente, diciamo, ai bambini e ai ragazzi che sono i destinatari finali del progetto e delle azioni che si portano avanti, ma anche agli adulti. Perché siamo tutti, insomma, consapevoli del fatto che per fare un'azione educativa efficace nei confronti dei bambini e dei ragazzi è importante, insomma, che anche gli adulti di riferimento, quindi che sono ovviamente gli genitori, gli insegnanti, ma anche tutti gli adulti che quotidianamente nei diversi contesti, diciamo, si relazionano con i bambini e con i ragazzi, è importante, insomma, che abbiano determinate, una certa, diciamo, consapevolezza e competenze, poi che non è facile appunto acquisire, per poter svolgere quell'importante azione educativa nei confronti dei bambini. E un altro, diciamo, a proposito di aver raccolto, ho detto che abbiamo raccolto, no, un po' questa sfida, ci siamo ispirati al progetto della provincia di Verbania, e nel decidere poi di portare avanti, di avviare questo progetto, un altro ringraziamento, insomma, che va fatto, è stato già detto, insomma, l'ex senatrice Elena, scusate in questo momento, Elena Ferrara, scusatemi, che appunto ci ha, insomma, sostenuto e con cui abbiamo avuto, insomma, tanti contatti, quindi che ci hanno poi portato, diciamo, ad assumere questa decisione appunto di avviare questo progetto. Peraltro ad Elena Ferrara dobbiamo anche tanto, molto tutti, insomma, rispetto anche all'adozione della legge legge 71 del 2017, una legge molto importante che ha introdotto, diciamo, alcune regole, insomma, alcune indicazioni molto precise proprio rispetto al tema del contrasto al cyberbullismo, soprattutto, diciamo, introducendo delle importanti, insomma, indicazioni e indirizzi anche nei confronti delle scuole, quindi le scuole che sono sicuramente protagoniste, no, sia rispetto a, diciamo, rispetto a questi temi in generale, ma anche rispetto al progetto della patente di smartphone. Come veniva detto prima, il progetto lo abbiamo avviato un anno fa, e quindi abbiamo iniziato con due istituti comprensivi, che sono l'IC7 e l'IC4, e sono state già coinvolte 25 classi e quasi 600 ragazzi. I ragazzi, diciamo, destinatari di questo, bambini e ragazzi destinatari di questo progetto sono, diciamo, i bambini dell'ultimo anno della scuola primaria e quelli del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Proprio perché, diciamo, come potete, insomma, vedere, sono bambini, infatti ho detto, no? Che bambini e bambine, perché parliamo di, d'altra parte, l'utilizzo dello smartphone, sappiamo bene, insomma, che rispetto alle, diciamo, sì, cioè l'età, insomma, di utilizzo delle nuove tecnologie, quindi dello smartphone in particolare, si è progressivamente abbassata, e per questo abbiamo valutato proprio di anticipare anche l'età di avvio appunto del progetto, rispetto a quello che invece era il progetto originario, che si rivolgeva a una fascia di età e a ragazzi un pochino più grandi. Come dicevo, quindi è stato già avviato a settembre il progetto, però ecco, in questa fase, quindi rivolto a insegnanti e a bambini, anche se, come veniva detto prima, in realtà nei confronti dei bambini sono gli insegnanti ovviamente che trasmettono, insomma, le competenze, quindi per poter poi, diciamo, passare a questa fase di valutazione per poter acquisire la patente di smartphone. Mentre da poco abbiamo appunto avviato questa fase di rivolta più agli adulti, e quindi questo è il secondo appuntamento, ma speriamo poi in futuro anche di organizzarne degli altri.
come veniva già detto, in realtà questo è il primo appuntamento, cioè il secondo, ma diciamo il primo per rivolto appunto agli adulti e quelli presenti, diciamo, nell'occasione di oggi. Poi sono previsti altri momenti, insomma, cioè quelle che sono le vere e proprie fasi formative svolte attraverso appunto la piattaforma della Regione Emilia-Romagna, la piattaforma online, per poi arrivare all'autovalutazione e quindi al conseguimento della patente di smartphone. Ovviamente abbiamo iniziato, quindi poi mi avvio a concludere perché ho preso tanto tempo. Abbiamo iniziato con pochi, insomma, con due istituti comprensivi. Il nostro obiettivo è estendere a tutte le altre scuole, insomma, della città, così come il nostro obiettivo è portare avanti questa azione formativa nei confronti anche degli adulti di riferimento, e quindi fare, come dicevo, appunto, anche organizzare altri appuntamenti come quello di oggi. Quindi io mi fermo perché ovviamente poi gli interventi che seguiranno, insomma, entreranno molto più poi nel merito appunto dei contenuti. E quindi un saluto e buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie Miriam Pepe, che appunto ha già introdotto il prossimo saluto dell'onorevole Elena Ferrara, senatrice della XVII legislatura. Elena Ferrara ci ha fatto appunto conoscere anche a Bologna questo progetto della patente smartphone. Come ha ben evidenziato Miriam Pepe, l'abbiamo adattato alle nostre esigenze. Oltre a quelle già ricordate, cioè dell'abbassamento dell'età media che abbiamo ritenuto opportuno effettuare e del coinvolgimento degli adulti di riferimento, come appunto sta avvenendo questa sera, l'altra novità è che, complici un po' le circostanze legate alla pandemia, ci siamo trovati ad utilizzare lo strumento del digitale per il digitale. Infatti, questi contenuti e anche la formazione e l'autovalutazione, degli educatori di riferimento, degli insegnanti, vengono tutti veicolati tramite appunto questa piattaforma digitale. Ecco, Elena Ferrara, grazie intanto per essere nuovamente con noi e a lei chiediamo un po' come valuta un po' questa evoluzione di questo progetto che ha visto nascere fin dall'inizio in questa sua versione bolognese. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e mi associo ai ringraziamenti all'assessore Daniele Ara, alla ex assessora, oggi presidente Elena Gaggioli, agli uffici, alla dottoressa Pepe, dottoressa Pazzaglia. Io sono davvero onorata di essere con voi e so che le relatrici che seguono il mio saluto attendono di parlare con tutte le persone che sono collegate, i genitori che ringrazio e mi sento davvero onorata di sentirmi con voi a Bologna in questa comunità. Sì, io sono stata molto contenta parlando con persone che già conoscevo come Nicoletta Tomba, Laura Lecchi, Arianna Marfisa, perché abbiamo. L'Italia è grande, ma chi tratta questo tema, in un certo senso, è facile che si rincontri e che ci sia stata da parte vostra questa nuova curvatura. Spendo solo due parole per dirvi che nel Verbano Cusio Ossola, quando 6 anni fa è nato questo progetto, a seguito della legge, della mia legge, che era stata approvata nel mese di maggio. Era nato perché davvero c'erano stati casi di cyberbullismo, di sexting, di adescamento abbastanza importanti in una situazione territoriale che è caratterizzata da una montagna che è desertificata, quindi con piccoli paesi in cui i ragazzi sono soli e quindi utilizzano, forse anche abusano di questi strumenti ancora prima del lockdown per sentirsi in una comunità. Quindi in una città come la vostra, evidentemente la situazione è diversa, è anche più facile, lo dice, no? L'informa giovani da voi, creare dei centri aggregativi che possano davvero essere frequentati, ma la solitudine purtroppo caratterizza un po', insomma, le giovani generazioni. Questo l'abbiamo capito. Che le nuove tecnologie creano anche una condizione di solitudine e
e spesso in questa solitudine ci stanno anche diciamo, le condotte non malevole, insomma, distorte, che nella vita reale avevano un cerchio d'azione molto limitato, sulla rete invece diventano virali, quindi possono fare molto male. Nel Verbano Cuseo Ossola questo ha voluto dire che nell'arco di pochi anni, insomma, con gli interventi del gruppo che si è creato, dove c'era appunto c'erano anche le forze dell'ordine, l'ASL, era presente Mauro Croce il 22 maggio quando l'abbiamo presentato, e la scuola, quindi l'ufficio scolastico territoriale con Angelo Iaderosa, sono ancora insieme a raccogliere i risultati positivi di questi percorsi, insieme con dei media educator dell'associazione Contorno Viola, che è, naturalmente danno un apporto fondamentale, perché le nuove tecnologie vanno usate positivamente. Dal Verbano Cuseo Ossola, con una legge regionale che viene sempre da Novara, come me, e quindi da Domenico Rossi, è diventata poi, si è estesa a tutta la regione. L'anno scorso abbiamo distribuito ai ragazzi, però non ai genitori, 10.000 patenti. Quindi l'esperienza si sta consolidando, ma nel consolidarsi in tanti anche territori esterni alla regione Piemonte ha trovato anche diverse curvature. A Verbania abbiamo fatto la patente anche per i nonni e abbiamo fatto anche la patente per una categoria altrettanto vulnerabile come i diversabili adulti, quindi dei ragazzi e ragazze anche di una certa età, che spesso sulla rete vengono anche, diciamo, irretiti, con questo gioco di parole. Quindi io ascolterò le relazioni interessantissime, seguirò il vostro percorso, penso di essere presente con voi anche il 28 di maggio, mi congratulo per il lavoro che avete fatto, vi ringrazio per avermi invitata questa sera, per me è una grande occasione riuscire a seguire questa buona pratica in tutti i territori della nostra nazione. Grazie, buona serata. Grazie onorevole Ferrara, appunto abbiamo un debito di riconoscenza e raccogliamo anche questo auspicio di arrivare anche noi alle 10.000 patenti. Intanto devo dire che l'interesse manifestato in questi due webinar è notevole, lo vediamo dal numero dei partecipanti, quindi crediamo di avere colpito nel segno, di avere colto una necessità reale e concreta. Entriamo dunque nel vivo dei nostri interventi. Le nostre tre esperte imparerete a conoscerle questa sera e poi le ritroverete nei video che precedono i test di autovalutazione per il conseguimento della patente smartphone. Ricordo nuovamente che vi potete iscrivere tramite il link presente in chat. E vi verranno inviate via mail alla vostra email personale le credenziali per accedere, se accede tramite SPID. Se non lo avete, l'Informa Giovani del Comune di Bologna sarà ben lieto di aiutarvi a sottoscriverlo. Cominciamo da Nicoletta Tomba, esperta di comunicazione digitale per il Comune di Bologna. Nicoletta ha una grande esperienza di questi argomenti, ha scritto anche un libro dedicato a questo tema e crede molto da subito in questo progetto ed è colei che ci guiderà ad affrontare intanto da questo primo punto di vista comunicativo la nostra formazione passo passo. Quindi chiedo a Nicoletta Tomba di mostrarsi e intervenire. Grazie. Perfetto, grazie mille Chiara. Faccio una piccola premessa dovuta ma anche molto sentita per ringraziare chi ci ha preceduto e ringraziare tutti coloro che in questo momento sono collegati. Credo nella maggior parte genitori e so perfettamente da genitore che la giornata è molto lunga e quest'ora siamo già verso la fine, quindi siete molto bravi a stare con noi e a seguirci per cercare di capire qualcosa sull'argomento. Il mio compito è quello semplicemente di mettere in fila, se riesco, cercando di utilizzare le parole più semplici che conosco, tutto quello che molto probabilmente tutti noi conosciamo, ma che forse non l'abbiamo così incasellato in maniera chiara. Farlo ci servirà per capire come la tecnologia ha cambiato la nostra vita, ma anche cambiato noi. Andremo a vedere passo passo quando, il cosa e il come è successo. Partiamo parlando della grande rete, perché noi stiamo parlando della patente smartphone
Nel nominare lo smartphone intendiamo quell'apparecchio che noi abbiamo utilizzato negli anni 90, quindi l'ex cellulare, che però ha avuto nuovi contenuti e all'interno cova anche la possibilità di immettersi nella rete. Ed è la rete l'argomento principale, perché è dalla rete che noi abbiamo ricevuto le possibilità di collegamento con gli altri e di collegamento anche con le istituzioni più grandi. La rete parte con un progetto che quando abbiamo iniziato questa avventura di questo progetto ci sembrava molto lontano, cioè la guerra, mentre adesso parlandone ci sembra molto più vicino. È un progetto che partì proprio per cercare di limitare il più possibile i danni che potevano essere causati dal bombardamento di alcune postazioni fisse, quindi distribuire in maniera reticolare piccoli pacchetti di dati poteva essere utile perché il dato non venisse disperso e il messaggio potesse essere recapitato. Questo meraviglioso sistema di collegamento di grossi cervelloni venne poi utilizzato da alcune università e negli anni 90, quindi se andiamo nel 1900, negli ultimi anni 90, inizia ad avere un uso civile. E che cos'è questo spazio? Tutti quanti lo utilizziamo, ma forse non abbiamo ben focalizzato quali sono state le potenzialità che ci ha dato l'inizio e le differenze con quelle che ci sta dando tuttora. Questo grande sistema, questo grande spazio si è messo a disposizione cedendo parte di esso per chi lo poteva o voleva colonizzare. E i primi tentativi di colonizzazione quali erano? Le possibilità che la rete dava era l'apertura di siti. Come si faceva ad aprire siti? Si faceva con un po' di burocrazia, quindi ci si collegava e si comprava uno spazio dentro il quale con un po' di tecnologia si costruiva tutta la parte software che lo conteneva. All'interno di questo spazio si potevano mettere delle informazioni e si potevano anche mettere le informazioni di come collegarsi. Generalmente quindi si dava un numero di telefono e una mail per collegarsi con il proprietario di questo spazio, di questo sito, come per esempio il Comune di Bologna. Bisognava scrivere via mail o telefonare, oppure collegarsi semplicemente con un indirizzo e andare a vedere. Quindi che cosa ha fatto il Comune di Bologna, visto che l'abbiamo preso come esempio? Ha aperto un'altra possibilità per il cittadino, che poteva venire in uno spazio geografico a prendere informazioni all'URB di Piazza Maggiore, oppure poteva collegarsi nella rete prendendo più o meno le stesse informazioni che erano depositate sul sito web. Iniziamo a vedere quali sono le differenze tra queste due cose. Intanto ognuno di noi è collegato da casa da un posto differente, quindi se dovesse idealmente pensare di venire in Piazza Maggiore, pensa già idealmente di spendere un determinato tempo per raggiungere questo spazio. Coloro invece che si collegano al Comune di Bologna tramite la rete internet, tutti ci mettono lo stesso tempo per raggiungere quello spazio, cioè basta un clic. Quindi il tempo viene completamente cambiato, modificato. Qual è l'altra differenza? Che lo spazio fisico, cioè il signore che avesse pensato di venire qui al Comune di Bologna in Piazza Maggiore, deve rispettare determinati orari, cioè l'ufficio GURB del Comune di Bologna in Piazza Maggiore ha un orario di apertura, un orario in cui lavora e un orario di chiusura, cosa che non succede invece sul sito internet. Proseguiamo, arriviamo alla fine degli anni 90 e arriviamo a un anno particolare che è l'anno 2000, anno in cui tutti pensavano che le sorti dei nostri PC fossero assolutamente in bilico e con questa cosa che doveva essere il Millennium Bug venissero a cadere attraverso lo scattare dell'anno 2000 una caduta di tutti i computer. Così non è stato, e esattamente dal 2000 ad oggi, quindi in questi 20 anni, sono successe le più grandi scoperte che ci coinvolgono nel nostro quotidiano, ossia la creazione di applicazioni, soprattutto di applicazioni quali i social e gli account di messaggistica. Quali altre differenze hanno portato, sempre relativamente ai paradigmi di tempo-spazio? Allora, intanto molta meno burocrazia, cioè lo spazio che doveva essere ottenuto pagando un affitto, adesso non era proprio comprato lo spazio sulla rete, però comprando un affitto, non avviene più
perché basta semplicemente utilizzare gli spazi che gratuitamente i social ci danno. Stessa cosa per la parte tecnologica, non c'è bisogno di nessuna esperienza, un po' di intuizione, ma sono costruiti proprio per essere utilizzati da tutti, quindi basta un po' di intuizione e il collegamento e l'iscrizione per avere uno spazio del tutto gratuito nel quale cambia sostanzialmente un'altra cosa, la comunicazione. Non c'è più infatti un numero di telefono o un account mail, ma ci si rivolge direttamente immettendo dei contenuti o commentando ai contenuti che gli altri immettono in rete. Quindi vengono a cadere totalmente i paradigmi di tempo-spazio rispetto alla geografia normale e al tempo normale. Considerare questa frattura tra di questi paradigmi, questa loro modifica sostanziale, è determinante se si va a applicare a determinati casi. Faccio l'esempio classico, visto che abbiamo l'onorevole Ferrara tra di noi, la differenza tra bullismo e cyberbullismo. Allora mettiamo il caso che un povero bambino venga vessato quotidianamente dai compagni di classe e lo facciano quindi in un ambiente scolastico. Il bambino si reca a scuola, purtroppo i ragazzini infieriscono su di lui, deridendolo, mettendolo in difficoltà, ma questo avviene in uno spazio ben preciso, cioè la scuola, in un tempo ben preciso, cioè quando il bambino è a scuola. Se la cosa si trasforma in rete, che cosa cambia? Cambia innanzitutto il tempo in cui è esposta la derisione, perché abbiamo detto che il sito, internet e i social non chiudono mai, quindi H24 questa cosa è rintracciabile sulla rete. Ma cosa cambia sostanzialmente, che è la parte più importante? Il tipo di relazione, cioè l'esposizione di una derisione viene poi immessa nella rete e immessa in un pubblico molto molto più allargato rispetto a quello che si avrebbe all'interno della scuola. Altra ipotesi a cui applicare lo scardinamento di tempo e spazio è la costruzione dell'identità. La costruzione dell'identità che viene fatta in rete rispetto alla costruzione dell'identità che viene fatta negli ambienti consueti delle persone viene a modificarsi proprio per la presenza costante e con un affare affastellato, cioè le informazioni di una persona non seguono una narrazione come nel trascorso della vita, ma possono essere richiamati nella rete in maniera affastellata. Tutto ciò che poteva essere, mettere in imbarazzo un bambino, per esempio una foto scattata dai genitori in un contesto di intimità, in un contesto in cui la situazione era piuttosto buffa, mentre era esposta ai pochi parenti che frequentavano a casa, eventualmente gli amici, il fatto di mettere queste situazioni in rete fanno sì che lui abbia perennemente questo spettro. Faccio una piccola parentesi per introdurre un altro elemento di cui non abbiamo parlato, ma che è importante, il concetto di coppia. Chi ha iniziato a lavorare alla mia età sa bene che si iniziava a lavorare con la carta carbone, con la vergatina sotto al foglio originale. Quindi l'ottenere una copia di una cosa era una questione piuttosto impegnativa. Attualmente, anche semplicemente attraverso uno screenshot, una copia di una foto, di una qualsiasi cosa, può essere veicolata. Che cosa succede quindi? Facciamo di nuovo il punto. Siamo partiti dai siti, siamo partiti da un'unica tipo di comunicazione unidirezionale, c'era un emittente che trasmetteva e le persone a casa potevano guardare, eventualmente si mettevano in contatto attraverso appunto un contatto stabile tipo la mail o il numero di telefono. Siamo passati ai social, e i social invece hanno un'emissione continua di contenuti ai quali possono seguire i commenti di altre persone. La pubblicazione nella parte normativa, lo spiegherà benissimo l'avvocato Lecchi che mi seguirà, equivale alla diffusione. La diffusione era ai tempi precedenti ai social
era un atto che era di pertinenza di persone, di professionisti, di giornalisti, di persone che utilizzavano i mezzi di comunicazione di massa e nel farlo erano preparati. Preparati soprattutto quando dovevano trattare degli argomenti delicati, come per esempio l'argomento dei minori. Ci sono dei codici deontologici ai quali ispirarsi e ci sono delle regole alle quali attenersi. Chiunque di noi invece può in questo momento postare o pubblicare o commentare qualsiasi cosa senza conoscere bene le regole. Di qui l'esigenza di aprire un nuovo canale con gli adulti che siano d'aiuto ai bambini per capire che invece le regole sono necessarie, che sono vincolanti e che sono semplicemente utili per cambiare i nostri comportamenti a favore di sé, perché possono essere pubblicazioni di danno anche a se stessi. Facciamo l'esempio di un bambino che nella costruzione di un ragazzino, perché nella costruzione della propria identità pubblica magari cose che possono avere pregiudizio qualora poi lui vada a cercare lavoro e il suo datore di lavoro faccia una ricerca del suo passato. E bisogna ritornare quindi al nostro progetto pensando che sia un progetto costruttivo che ci dica tutte le parti positive, innegabili, che la tecnologia ci ha offerto, ma che metta anche l'accento sulle regole da tenere e i diversi riflessi che noi abbiamo e che riceviamo dall'utilizzo della rete. Farei un ultimo, se ci sto con il tempo, farei un'ultima osservazione per farvi capire che tutto ciò che succede ha modificato in noi, ci ha reso la vita molto più semplice, indubbiamente, l'abbiamo sperimentato soprattutto durante la pandemia, quando tutto il mondo era bloccato, invece proprio grazie alla tecnologia noi abbiamo proseguito con le nostre attività. Ma la tecnologia sta piano piano cambiando noi, lo fa in maniera silente con le famose filter bubble, no? Quindi a forza di osservare il nostro comportamento e fornirci cose che per noi sono preferite, ci chiude all'interno di circoli viziosi, li chiamerei così. Ma anche cambia la nostra percezione piano piano, perché noi ci sentiamo sempre di più al centro di questo mondo, quindi autorizzati sempre di più a esprimere le nostre impressioni. Come lo fa? Lo fa anche in applicazioni che noi non, in un primo momento non le osserviamo e probabilmente non ci danno questa dimensione. Un esempio classico che ho tirato fuori anche l'altra volta, che lo ritiro fuori dal cappello molto volentieri, è quello, la differenza tra il tutto città e il Google Map. Mentre una volta il nostro atteggiamento mentale nei confronti della ricerca di un luogo geografico era pensato, nel senso che noi dovevamo prendere il nostro tutto città, andare in fondo, guardare nell'indice la via, cercare la pagina nella quale questa via c'era e non solo guardare l'asse coordinate e l'ascisse per poi trovare il nostro punto. A quel punto, girando la cartina, eravamo noi a proporzionarci all'interno della geografia e lì capivamo come potevamo muoverci. Facendo la stessa operazione, cioè mettendo la stessa via su Google Map, otteniamo un sacco di informazioni che ovviamente ci facilitano la vita, addirittura qual è la strada più breve, quella senza traffico, ma anche una proporzione veramente esclusiva, perché è vero che ci dà il punto di arrivo, ma ci dà il punto di partenza come privilegiati. Questo abituarci a essere sempre protagonisti della tecnologia forse a volte ci imbroglia un po', perché ci fa sentire sempre autorizzati anche quando utilizziamo le altre app e esprimiamo le nostre opinioni. Non ci mettiamo più noi a proporzionarci con le cose, ma ci buttiamo immediatamente. E la parte regolativa sarà trattata molto bene da chi mi proseguirà, quindi chiedo a Chiara di presentarla. Grazie Nicoletta Tomba per questo intervento. Vi ricordo che le nostre relatrici di questa sera le ritroverete come formatrici nelle clip video di circa 10 minuti che troverete sulla piattaforma SelfPA, tramite la quale, dopo aver seguito queste piccole brevi lezioni, potrete poi autovalutarvi con i test che seguono, e in estrema continuità
le stesse formatrici hanno formato anche le insegnanti dei vostri figli che hanno aderito al progetto, al momento sono quelle degli istituti comprensivi 4 e 7, e anche i bambini che poi tramite il veicolo dei loro insegnanti effettuano questo test di autovalutazione per conseguire essi stessi la loro patente smartphone, ritrovano le stesse formatrici in pillole video molto più brevi, con un linguaggio molto più adeguato a loro, riproporzionate alle loro capacità cognitive legate alla loro età, e quindi capite che c'è una grandissima continuità, in modo tale che tutti gli adulti di riferimento dei nostri bambini, quindi voi genitori, insegnanti, educatori, parleranno a loro lo stesso linguaggio. Voi sapete che per i bambini è molto importante la coerenza delle informazioni che vengono loro veicolate, quindi c'è questo filo conduttore che ci sembra molto significativo. Il prossimo intervento avrà, come anticipato da Nicoletta Tomba, invece proprio un taglio giuridico, perché l'avvocato Laura Lecchi è esperta in diritto delle tecnologie digitali e privacy. Quindi lascio la parola all'avvocato Lecchi per l'intervento di stampo più giuridico. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i soggetti istituzionali che hanno reso possibile questo percorso, ringrazio anche le mie colleghe di Ventura con cui ho condiviso questa esperienza molto significativa e sicuramente che traccerà un solco senza precedenti nella possibilità di acquisire una consapevolezza nell'uso dei dispositivi a tutela dei nostri figli. Bene, il mio compito, come vi è stato spiegato, essendo io un avvocato, quindi un giurista, è quello di presentarvi l'aspetto di consapevolezza legale, quindi l'aspetto di conoscenza di quelle regole che sono a presidio e a tutela dei diritti di chi usa gli strumenti digitali. Innanzitutto voglio sgombrare subito il campo da un pregiudizio che spesso ha ovviamente una derivazione culturale. E certamente la regola non è quella di proibire, ma quella di conoscere, che è un'operazione, come ripeto, non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche di acquisizione di una coscienza civile, che è quella dei cittadini digitali che stiamo costruendo insieme, quindi in una condivisione di strategie tra quello che è il mondo della scuola e certamente il mondo educativo che proviene dalle famiglie. Ora, in questa alleanza ideale, io voglio partire da un dato elementare. Innanzitutto, noi abbiamo un onere importante. Siamo la prima generazione di adulti che ha la responsabilità di educare alle regole e educare ad un uso proprio, non improprio, di strumenti digitali che in passato non esistevano, che pertanto non ci consentono di avere modelli di riferimento da questo punto di vista. Questa è la prima riflessione. La seconda, che segue immediatamente, è quella di ritenere come noi abbiamo sempre un parallelo, per farvi un esempio concreto, nell'uso del digitale, quindi di internet in partenza, ma dei dispositivi che supportano questo strumento, al pari di un automezzo. Per usare un'automobile siamo tutti consapevoli che dobbiamo conseguire la patente. Per conseguire la patente non dobbiamo soltanto saper guidare l'automobile, ma dobbiamo anche conoscere le regole del codice della strada. Ebbene, la stessa cosa, non a caso il progetto che ci ha coinvolto tutti e per cui siamo qui stasera, si chiama Patente Smartphone, riguarda proprio questa consapevolezza, ossia il capire che l'uso di uno strumento non è soltanto nell'abilità, non risiede solo nell'abilità della conoscenza tecnica e tecnologica dello strumento stesso, ma risiede anche nella consapevolezza delle condotte che riguardano l'impiego di questo strumento. Per seguire il filo logico che è stato tracciato dalla dottoressa Nicoletta Tomba che mi ha preceduto, voglio
prendere i due concetti, quello di luogo e di tempo su cui lei ha insistito in precedenza. Ebbene, innanzitutto internet dobbiamo considerarlo come, come evidenziava lei, il fatto uno strumento che ha eliminato i confini fisici nelle comunicazioni, ma è anche vero che è un concetto da considerare come un non luogo. È un mezzo, infatti, internet, spesso travisato come luogo, ma semplicemente come strumento che mette in contatto le persone. Ora, uscendo quindi da questo facile equivoco, non possiamo dimenticare che in realtà internet può non avere limiti fisici, ma ha limiti tecnologici, ossia può esserci finché c'è una copertura di connessione. Quindi la possibilità dell'uso trova un limite non fisico, ma tecnologico, non tangibile. Accanto a questo, un elemento sicuramente essenziale ricordato prima è il tempo. Il tempo che non è soltanto eliminato da una interconnessione che è possibile senza limiti in questo momento storico, ma anche da una possibilità da cogliere in termini di velocità, in quanto internet e la tecnologia si sta spingendo ad un impiego dei device sempre più veloce. Se questo, come dire, un po' limita e riduce la possibilità di riflettere su quelle che sono le proprie azioni e quindi le condotte poste in essere, è chiaro che dobbiamo anche riflettere su ciò che è la conseguenza di queste azioni che vengono poste in essere con estrema velocità. Pensiamo per esempio a strumenti come WhatsApp, che certamente hanno mandato in cantina i vecchi SMS, ormai se ci pensiamo nessuno li usa più perché la velocità che assiste la tecnologia di instant messaging, qual è appunto WhatsApp, non consente più di attendere quell'intervallo di tempo che invece era supportato da una tecnologia precedente. Ebbene, quindi se vogliamo velocità e quindi che, come dire, riduce i tempi di riflessione, dobbiamo anche pensare che ciò che resta, ciò che viene immesso in rete, non può avere il beneficio dell'oblio, ovvero internet non dimentica. E se non dimentica, è vero che esiste un diritto definito diritto all'oblio, ossia la possibilità di rivendicare, la possibilità di essere dimenticati, ma questa rivendicazione allo stato attuale della tecnologia è di difficile affermazione, poiché noi non sapremo mai effettivamente i contenuti, una volta immessi in rete, che fine faranno. E allora si diceva prima, noi oggi assistiamo alla definizione di un'identità. Accanto a questo io aggiungo, occorre riflettere come l'uso dello strumento tecnologico oggi attraverso l'invenzione dei social, perché la svolta, non dimentichiamolo, si è avuta nel 2007, quando anche in Italia abbiamo cominciato ad utilizzare i social network in modo massivo. Ebbene, questo si traduce in una tutela della reputazione, una costruzione della reputazione che avviene attraverso le immagini immesse nella rete, ma è pur vero che questa narrazione di se stessi, questa costruzione della reputazione online, lascia una traccia che difficilmente, come dicevo prima, potrà essere cancellata. Questo è un diritto che va considerato accanto a quello della privacy. Si parla sempre tanto, forse troppo, di privacy, spesso a sproposito, nel senso che è una materia che si conosce in effetti molto poco, ma che viene spesso confusa. Allora, con la precisione che ne deriva, ricordiamoci che oggi la riforma del regolamento europeo che è intervenuta nel 2018 ha introdotto addirittura a favore degli infraquattordicenni, quindi a chi ha più di 13 anni, di poter legittimamente gestire
I consumi digitali, quindi quelli che quotidianamente i nostri figli fanno e hanno in rete, usano in rete attraverso un esercizio autonomo del diritto alla privacy, quindi della protezione dei propri dati personali. Ma la riflessione che condivido con voi stasera da giurista, ma anche da genitore, è quanto i nostri figli sono consapevoli di questo, quanto in maniera autonoma e consapevole esercitano questo diritto e quanto noi siamo stati in grado di farglielo conoscere, perché la chiave di lettura oggi in un mondo che ci definisce per immagini grazie ai social network, è evidente che la responsabilità si sposta su questo tema, si sposta e da un focus indubitabilmente sulle responsabilità, ma anche sulla necessità di intercettare la comprensione e la qualificazione delle condotte. Cioè, se noi non comprendiamo qual è il valore o il disvalore al contrario delle nostre condotte, noi non potremo mai utilizzare lo strumento in modo consapevole. Questa sera è fra noi l'onorevole Ferrara, che è stata la madrina a cui va certamente tutto il nostro applauso per l'introduzione non soltanto in Italia ma in Europa, perché l'Italia, non dimentichiamolo, con questa operazione, con la promulgazione della legge contro il cyberbullismo, si è qualificata come primo paese in Europa a promuovere una normativa di questo tipo. Internet ha costruito non soltanto condotte, ha concesso la costruzione o la possibilità di agire condotte come quelle del cyberbullismo, ma naturalmente dà la possibilità di costruire condotte, di porre in essere condotte le più variegate. Ricordiamoci sempre che la tecnologia si presta a questo. Immaginiamo anche come sia difficile oggi avere la certezza di un'identità. Il catfishing, argomento sempre poco trattato, che è la costruzione di, lo traduco per chi non lo conosce, di identità finte, per poter dialogare, di intercettare relazioni con persone terze e magari sfruttarne determinati vantaggi. Tutto questo, accanto all'adescamento, come qual è il grooming, sono condotte che vengono favorite certamente dalla liquidità dell'uso della tecnologia digitale. E allora la riflessione è certamente, deve porre l'accento sulle responsabilità. Le responsabilità sono da dover discendere e da dover considerare ogni volta che noi usiamo un dispositivo digitale. Questo dobbiamo insegnare anche ai nostri figli, che usare uno strumento è l'assunzione di una responsabilità precisa, una responsabilità che trova spazio nell'ambito non soltanto civile, ma anche in quello penale, perché ci sono regole che chiaramente puniscono condotte antigiuridiche su ambedue i terreni. E questo coinvolge nell'ambito di un processo che riguarda un minore, quando parliamo appunto di minorenni, i nostri figli, tutta la famiglia, perché non riguarda soltanto il minore, ma tutto il nucleo familiare che chiaramente viene coinvolto da questo. Cosa dobbiamo fare? Non so quanto tempo mi resta, chiedo a Chiara di... Siamo alle conclusioni, grazie. Perfetto, e allora concludo dicendo questo, vi lascio con questa riflessione. Le considerazioni che dobbiamo certamente fare è quelle di lasciare delle regole, dare, somministrare delle regole ai nostri figli nell'uso del digitale, certamente essere noi per primi d'esempio, quindi rispettarle e farle rispettare. E proprio a questo proposito vi lascio con due frasi di Fedez, che è personaggio in questo periodo anche al centro dell'attenzione mediatica, di una sua canzone, Vorrei ma non posto, che ci ricorda in un passaggio e come faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Il ritornello era: ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. Grazie e restituisco la parola. Grazie Avvocato Lecchi, ricordo ai partecipanti che possono cominciare a inviare le loro domande in chat, alcune sono già arrivate, le leggeremo. Dopo aver indagato dunque gli aspetti comunicativi e giuridici della
dell'approccio al digitale dei nostri bambini e ragazzi, è giunto il momento molto atteso e dedicato di indagarne gli aspetti psicologici. La terza relatrice, Arianna Marfisa Bellini, psicoterapeuta dell'Associazione Dedalus, Associazione di Promozione Sociale, che da molti anni collabora con l'Informagioni del Comune di Bologna, offre uno sportello di supporto psicologico rivolto in particolar modo agli adolescenti e ai giovani, quindi è grandemente esperta di queste tematiche e le vive quotidianamente anche dal lato dei ragazzi che si approcciano alla psicoterapia o alla consulenza psicologica. Grazie dottoressa Bellini, a lei la parola. Grazie Chiara, grazie a tutti, alle relatrici che mi hanno preceduto. Stasera volevo cominciare direttamente da Elena Ferrara, da cui ereditiamo questo progetto, che come è stato detto da dottore Sapete è stato in qualche modo cambiato e reso possibile sul nostro territorio, che come ci ricordava Elena Ferrara, ogni territorio è diverso, ogni territorio ha le sue problematiche con i ragazzi peculiari. Però Elena Ferrara ha fatto tutto questo a partire da un grave episodio che ha visto il suicidio di una ragazza, Carolina Picchio, di cui ricordiamo le ultime parole perché mi sembra la cosa più importante di tutto questo, che lei si toglie la vita a causa di un gravissimo episodio di cyberbullismo e lei dice: le parole fanno più male delle botte. Il cyberbullismo è proprio questo, sono gli atti di bullismo che non finiscono mai, sono gli atti di bullismo che si tramutano in parole, delle parole che, come dice il mio amico scrittore Marino Buzzi, non si riesce mai a spegnere. Se uno ha un atto di bullismo a scuola, chiude la porta di casa e finalmente è al sicuro. Quando c'è una questione che riguarda il cyberbullismo, uno torna a casa e apre il suo cellulare, apre il suo PC, e le parole non finiscono mai, non terminano mai. Questo rende il cyberbullismo ancora più potente rispetto alla questione persecutoria. Per cui vorrei partire proprio da questo. Il bullismo è un fenomeno tipico dell'adolescenza. Perché è un fenomeno tipico dell'adolescenza? Perché l'adolescenza è il tempo della separazione. Cosa fanno i nostri ragazzi? Provano a separarsi dagli adulti, a separarsi principalmente dai genitori. Ci insegna la psicanalisi che se un gruppo di bambini si forma solo grazie all'adulto, quindi la classe, ad esempio, in una scuola funziona solo se c'è la maestra, se no i bambini si disgregano a giocare in modo delle volte anche solitario, un gruppo di adolescenti si aggrega solo contro l'adulto, cioè gli adolescenti fanno di tutto per far fuori l'adulto, per separarsi. Separarsi è un momento di grande dolore, di grande fatica. Come fanno a separarsi? Non si possono mai separare in solitaria, possono separarsi solo attraverso gli amici e solo attraverso lo specchio che gli amici gli danno, perché guardarsi attraverso gli altri aiuta la propria identità, quindi i pari, lo specchio dei pari. Non so se avete visto, sono una grande fan della Disney, per cui non so se l'avete visto anche voi, Red. Adesso faccio sempre degli spoiler ogni volta che parlo, per cui portate pazienza, mutatemi se non volete sapere come va questo film, perché qualcosa dirò. È un film molto bello sull'adolescenza, sull'adolescenza femminile, quindi molto potente, perché di solito l'adolescenza viene raccontata attraverso i ragazzi, quello che succede ai ragazzi, invece qua viene raccontato attraverso quello che succede alle ragazze, che a mio avviso è molto più complesso, perché mentre come la psicanalisi ci insegna, i ragazzi fanno relazione attraverso gli oggetti, per spiegarci facilmente, i ragazzi smanettano sul motorino, smanettano sul cellulare, le ragazze invece fanno relazione attraverso l'amore, cioè le ragazze chiacchierano dell'amore, chiacchierano delle amicizie. Oggi ho finito un'ora fa con un paziente, ho avuto le mie ragazzine adolescenti in terapia che, come sempre, cominciano a raccontare dal minuto esatto in cui ci siamo salutati la settimana scorsa, e mi raccontano tutte le loro storie di amicizia, cosa è successo con tutte le loro amiche. Questo interessa alle ragazze.
Red racconta di questo, di una grandissima amicizia femminile che sopporta la separazione della famiglia. Ci sono delle chicche in questo film che secondo me ci aiutano a capire davvero gli adolescenti, perché cosa fanno gli adolescenti? Non solo si separano facendosi le loro questioni, ma puntano, come diceva benissimo Winnicott, un grande psicanalista, il dito sulla piaga degli adulti. Cosa fa la May, la protagonista di Red? Punta il dito su quella che è la verità della mamma. Anche la mamma è stata una grandissima ribelle, molto più ribelle di lei. Il panda che rappresenta la rabbia, fondamentalmente la ribellione, ma la ribellione attraverso la rabbia, diciamo così. Il panda della mamma è molto più grande del suo. La mamma però lo dimentica per diventare una persona estremamente adeguata. Invece vediamo che May farà una scelta diversa. Cosa fa sopportare a me che la mamma non la guardi più come prima, con l'amore di prima? Le sue amiche, che in questo film è fatto molto bene, perché lo troviamo bene nella clinica, quando si entrano nelle classi, e quando si entra nelle classi questo si vede bene. Le ragazze, soprattutto nel tempo delle medie, hanno un rapporto molto diverso con l'altro sesso, con l'amore, con la sessualità. Ci sono ragazze che sono molto avanti, come dicono loro, ci sono ragazze che invece sono molto più indietro, tengono l'amore molto più lontano. Questo accade anche nel gruppo di May, per cui su questo non si trovano, sul rapporto che hanno con l'amore, con i ragazzi. Quello che li unisce è il grande amore per un gruppo musicale, che quindi rimane in qualche modo un'icona, rimane una fantasia su cui tutte quante possono fantasticare. La protagonista la fa con una vignetta molto carina, perché finge che uno dei ragazzi della boy band sia il padre del suo Tamagotchi, quindi lo fa con una modalità molto da bimba, mentre le sue amiche sono un po' più avanti su questo. Quindi non si trovano in questo, sulla modalità comune, sull'amore, ma si trovano nell'amore per questi idoli. Gli idoli sono molto importanti in adolescenza, perché sono il più grande degli specchi. Con gli idoli provano a fabbricarsi un adulto. La stessa cosa che succede nel bullismo. Provano in qualche modo a fabbricarsi una società che va al di là di quella che degli adulti. Lo incontriamo spesso quando i ragazzi incontrano negli adulti, e purtroppo succede sempre perché siamo tutti fallaci, una difficoltà degli adulti nella tenuta sulla legge. Abbiamo fatto un'attività molto bella pochissimo tempo fa, che è andata al Mambo, per fortuna, una videoinstallazione, sul bullismo. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare tanti ragazzi, tantissimi ragazzi che ci hanno raccontato le loro storie di bullismo, e lo dico sempre, è stato molto impattante anche per me, che sono abituata, appunto, ho finito un'ora fa, da stamattina alle 9, quindi sono abituata tutto il giorno ad ascoltare delle storie. Ma ascoltare delle storie di violenza una dietro l'altra, senza potersi fare niente, non erano miei pazienti in carico, per cui ho ascoltato solo il reale delle loro sofferenze, è stato molto complicato, molto impattante anche per me, molto difficile. E quello che raccontavano questi ragazzi, tutti l'hanno raccontato, è che ognuno aveva incontrato negli adulti qualcosa che non teneva rispetto alla legge. Anche nell'adulto della scuola si vede spesso, la scuola non è mai giusta. Lo ricordava una mia ragazzina qualche ora fa, la scuola non è mai giusta, bisogna adattarsi alla scuola. La scuola non viene incontro a te, perché ci sono tanti professori diversi, ci sono poche ore per ascoltare i ragazzi, bisogna insegnare, per cui la scuola non è giusta. E per adattarsi a questa scuola che non è mai giusta del tutto, i ragazzi delle volte provano a creare una società diversa, dove credono di avere delle leggi giuste, di avere dei capi, i bulli, che applicano delle leggi giuste rispetto al gruppo. In qualche modo possiamo dire così, che il bullismo è una società utopica per i ragazzi, dove creano degli adulti che non sono degli adulti, okay? Dei capi che non sono veramente degli adulti. Il web è tutto questo. Leggevo oggi, provavo a guardare se c'era, per non dire le solite cose, mi interessava vedere se c'erano degli articoli nuovi sul cyberbullismo, ma tutto era molto occupato dalla notte degli Oscar, e non ho trovato niente, purtroppo, però ho trovato la definizione
della Treccani di cos'è il web e dice che è una rete di comunicazione non gerarchica. Questo mi ha aperto un mondo, nel senso che è quello che pensiamo anche noi, che su internet quello che i ragazzi trovano sono i pari, trovano gli specchi di cui vanno tutto il giorno alla ricerca. Noi facciamo lo sportello d'ascolto in forma giovani e non solo, facciamo un servizio di psicologo online. Quando vengono i ragazzi in forma giovani, quando vengono i miei ragazzini in Daedalus, ci danno sempre del lei. Quando ci scrivono online ci danno sempre del tu. Perché internet è il luogo per eccellenza dei pari, nasce proprio su questo, no? È una rete di comunicazione non gerarchica. Manca la gerarchia su internet, gli insegnanti che molto gentilmente ci hanno ospitato, ci hanno ascoltato, hanno condiviso con noi le loro esperienze in queste settimane, ci hanno raccontato le difficoltà della DAD, perché cosa succede? Gli insegnanti entrano nel luogo degli adolescenti, entrano sul web, che il web rimane il luogo degli adolescenti. Diceva Laura Lecchi lo scorso webinar, mi ha colpito molto, ci diceva internet non è un luogo, è un mezzo. Ho letto tante volte articoli di colleghi psicanalisti che dicono che internet è un non luogo. Possiamo dire così, che internet è un luogo degli adolescenti, è un luogo dove gli adolescenti si incontrano o chi è su internet in qualche modo si tramuta in adolescente, lo vediamo molto bene sui social, questo accade, no? Non c'è gerarchia, non c'è rispetto, non c'è rispetto neanche per i personaggi famosi, per i politici, ci si comporta da adolescenti. Mi ricordo all'inizio quando scrivevo sui social e davo del lei, un po' è una deformazione professionale dare del lei sempre, gli psicanalisti danno del lei sempre. Quando scrivevo su internet mi veniva esortato di non dare del lei, bisogna darsi del tu. Su internet ci si dà tutti del tu, questo lo rende veramente il luogo degli specchi, non c'è gerarchia. Qual è la questione fondamentale per noi e della genialità del progetto della patente a smartphone? Che non entra nel luogo internet, che rimane il luogo degli adolescenti, ma entra in internet come mezzo, la patente, la macchina, il motorino, la moto, la patente. Quindi andiamo dal lato che diceva la dottoressa Lecchi, internet come mezzo. Non possiamo noi lasciare i nostri ragazzi da soli con questo mezzo. Dobbiamo aiutarli, insegnarli, interessarci di questo mezzo. Dobbiamo chiudere un occhio però sul loro luogo, come facciamo sempre. Dice Lacan che un buon genitore è quello che chiude un occhio, che non tiene tutti e due gli occhi aperti, non è quello che vigila in continuazione sempre sui propri figli, perché quello sarebbe lo sguardo paranoico dell'altro, lo sguardo che non si chiude mai, è quello che tiene un occhio aperto. Cioè può chiudere un occhio, può far finta di niente su certe cose. E la patente smartphone, la grande operazione di Elena Ferrara è proprio questo. È un genitore che chiude un occhio sul luogo, ma tiene un occhio aperto sul mezzo. Per internet la cosa importante è svezzare i nostri ragazzi, come li abbiamo svezzati fin da quando erano bambini. Ho due figlie, una è un'adolescente, ahimè, e una invece ha 18 mesi, e le maestre, le dadde, come si dice da noi a Bologna, dell'asilo sono sempre fonte per me di grande ispirazione, di grande apprendimento. Quello che mi rimandavano è la bimba fa fatica ad aspettare quando le diamo da mangiare, lo vuole subito. Qual è la fatica dello svezzamento? Proprio questa, introdurre il tempo. Dovete aspettare, bisogna aspettare che il pasto si fredde, bisogna aspettare tra una portata e l'altra, bisogna aspettare che la mamma o la dada diano da mangiare anche agli altri, il tempo. Anche questo dobbiamo fare noi rispetto ad internet, introdurre la questione del tempo, che come ci ricordava Nicoletta Tomba salta con internet, il tempo è illimitato, è un tempo infinito, invece è importante che rimettiamo la questione del tempo, il tempo che dà anche un valore alla parola. Mi raccontava una mia ragazzina, un paio d'ore fa, tre forse, che aveva litigato con le sue amiche dopo una serata a ballare, e quello che lei ha fatto ha detto: ho aspettato, non ho risposto subito.
perché la parola di getto è come lo schiaffo di Will Smith ieri sera, no? È una parola che veicola violenza, non è una parola pensata, non è una parola piena, non è una parola che porta del soggetto. Lacan teorizza questo, cioè la parola piena e la parola vuota. La parola vuota è quella del bla bla, è quella dell'impeto, è quella che si dice perché si deve dire. La parola piena è la parola che dice qualcosa di noi. Gli adolescenti hanno tantissimo bisogno di comunicare, siamo stati adolescenti tutti e tutti sappiamo bene quanto diari abbiamo scritto, quante lettere abbiamo scritto. Questo è l'impeto che hanno anche i nostri ragazzi, loro però hanno un mezzo nuovo ed è un mezzo che li può portare a comunicare in continuazione. Quando scrivevamo le lettere, io sono cresciuta a Rimini, per cui avevo tanti amici che venivano d'estate e poi andavano nelle loro città, per cui ho scritto tante lettere. Le lettere richiedevano un tempo di attesa anche della risposta, del pensarla alla risposta, per cui in quei pochi caratteri che avevamo, nel limite della lettera, potevamo dire le cose che avevamo pensato. Uno cominciava a pensare alla lettera di risposta dopo che aveva mandato la prima lettera, ancora prima di ricevere la risposta dell'amico, no? E manca questo in internet, i ragazzi rispondono di getto e molto spesso questo causa grandissimi problemi fra di loro. È importante invece limitarlo in questo, introdurre il tempo che dà valore alla parola. La parola è importante, la parola è seria, la parola è data. Cioè, ascoltavo gli insegnanti con cui abbiamo fatto formazione in questo tempo, c'erano posizioni molto diverse, ad esempio rispetto alle immagini caricate su internet. C'era chi diceva: ma io posso pubblicare le immagini con i miei amici e il mio datore di lavoro non deve guardarmi se ho un bicchiere in mano, ok? Quindi c'è un'etica molto diversa rispetto a quello che si carica, rispetto alle immagini, a quello che si vede. O c'è chi dice: le immagini dei bambini possono essere rubate, possono essere prese, questo non va bene. C'è chi dice: sì, ma non si tocca il bambino in questo senso. Per cui l'etica dell'immagine è un'etica soggettiva, possiamo dire così, ma l'etica della parola è un'etica che tutti possiamo condividere perché va al di là del mezzo web, ma colpisce le nostre vite quotidiane. Per cui questo è importante insegnare ai nostri ragazzi: il tempo, il valore del tempo e il valore della parola su internet. Bene, grazie ad Arianna Bellini. E, intanto cominciano ad arrivare le prime domande in chat. Volevo rispondere a Dino, che appunto segnala di essersi iscritto al link che abbiamo segnalato in chat senza dover utilizzare lo speed. Quindi mi preme chiarire che il link che vedete in chat è un Google Form a cui richiedere poi il link per l'accesso alla piattaforma della Regione Emilia-Romagna per conseguire la patente smartphone. Quindi questo che link che vedete sopra banalmente è un Google Form a cui richiedere l'iscrizione, confermare la propria iscrizione. Successivamente via email, all'email indicata, riceverete il link vero e proprio invece per la piattaforma. Bene, quindi intanto che continuano ad arrivare le domande in chat, leggo le prime due che ci sono arrivate nel momento in cui vi siete iscritti. Abbiamo 40 minuti circa per rispondere alle vostre domande, quindi vi invito a porle. Complimenti anche, insomma, per il fatto che tutti state resistendo, a dimostrazione anche dell'interesse per questo tema. Ecco, le prime due domande che ci sono arrivate al momento della vostra iscrizione sono rivolte all'avvocato Lecchi, che quindi invito a intervenire nuovamente. Eccomi. La prima domanda noi l'abbiamo interpretata appunto in senso giuridico e non in senso tecnologico, speriamo di avere capito bene. Ci chiedono quale parental control utilizzare per i nostri ragazzi. Allora, il sistema di filtering, ossia di filtro, che è un dispositivo digitale, è un software che è supportato in ogni
smartphone, in ogni device che noi deteniamo, è un sistema di protezione, è un sistema di sicurezza ed è nato proprio come sistema preventivo a tutela dei minori. Proprio per questo reca il nome di parental control o sistema filtering. In realtà questa indicazione, che apparentemente, ma solo apparentemente, allude al dispositivo digitale, è disciplinata ed è, si riferisce a una norma, che è l'articolo 7 bis contenuto nella legge 70 del 2020, una legge che ha recepito un decreto-legge durante la pandemia, quindi durante l'emergenza sanitaria, che ha collocato all'esito anche dell'aggiornamento sulle norme a contrasto del cyberbullismo, ha ritenuto opportuno responsabilizzare i genitori nell'uso di questo dispositivo e quindi nell'attivazione di questi sistemi di filtro. Voglio solo aggiungere, non esistono quindi sistemi di filtro, a parte che io non avrei le competenze per suggerire quali debbano essere. Certamente posso dire, proprio perché la legge nasce da questo, che ogni dispositivo ha le proprie, quindi possono essere attivate perché di default possiedono questo tipo di possibilità di funzionalità. Concludo nel rispondere a questa domanda che c'è già un'applicazione pratica, una pronuncia con una sentenza del Tribunale di Parma che risale all'estate del 2020, sentenza che ha condannato i genitori proprio perché non avevano applicato i sistemi di filtri e quindi hanno giudicato la condotta dei propri figli responsabile proprio a causa di questa omissione. Grazie, avvocato Lecchi. Devo dire che poi successivamente girerei la domanda anche ad Arianna Bellini, perché mi sembra che ci siano dei risvolti inaspettati, ovvero che c'è un obbligo di legge addirittura per i genitori di controllare i figli, insomma, mentre penso che di solito ci facciamo molti scrupoli più etici su questo argomento. Però andrei subito con la seconda domanda per l'avvocato Lecchi, che è duplice. Da quanti anni è consigliato dare il cellulare nelle mani dei ragazzi? Immagino, come prima evidenziava la dottoressa Tomba, in realtà si intenda dire lo smartphone, non il semplice apparecchio per telefonare. Quindi, da quanti anni è consigliato dare, diciamo, lo smartphone nelle mani dei ragazzi? E è giusto limitare il tempo per l'uso del cellulare, anche in questo caso direi dello smartphone, ai ragazzi di 12 anni? Allora, non c'è una risposta secca, diciamo, perché? Perché come l'onorevole Ferrara che ci sta ascoltando sa meglio di me, esiste un disegno di legge che è fermo in Parlamento e che ambiva a voler introdurre una regola di questo tipo, cioè dare una soglia di età alla quale collegare la legittimazione, l'uso legittimo del cellulare in capo a un minore. Beh, ad oggi non esiste una disposizione che sancisca questo come una regola ferrea, quindi tutto è rimesso al buon senso. Nella pratica e nell'esperienza professionale, ma anche da mamma, quindi dal genitore, ritengo che il consiglio migliore sia quello di valutare il buon senso, cioè capire in base alla maturità dei nostri figli e non tanto all'abilità tecnologica che hanno nell'uso dello strumento digitale, ma in base alla propria consapevolezza e quindi senso di responsabilità nell'uso dei dispositivi, come dicevo anche prima, concedere o meno l'uso, quindi stabilirlo in questi termini. Ecco, in chat è arrivata una domanda a cui in parte adesso ha già risposto, però specifica ancora meglio, richiede un chiarimento ulteriore. L'avvocato Lecchi ha parlato del diritto alla privacy. Ho capito bene, i ragazzi cominciano ad avere questo diritto solo dall'età di 13 anni in su, e prima di quest'età, quale sarebbe la loro condizione rispetto a questa problematica? Come sono protetti? Sì,
GDPR, Regolamento Europeo Protezione dei Dati Personali, l'articolo è il numero 8 e disciplina appunto il diritto alla privacy riconosciuto in capo ai minori. In realtà era una lacuna della legge, perché la legge sulla privacy, lo ricordiamo, è dalla fine degli anni 90 che esiste, non è nata ieri. Tuttavia ci si riferiva semplicemente agli adulti, ma l'evoluzione tecnologica, l'approdo dei minori. Ricordo anche che internet non è uno strumento pensato per i minorenni, ma pensato per noi adulti. Quindi l'approdo sorprendente e comunque non dichiarato ma nemmeno atteso dei minori sulla rete, ma soprattutto nei social network, quindi nelle community, ha imposto certamente l'innalzamento del rigore della tutela dei dati, riconoscendo anche capo ai minorenni, ma solo per i consumi digitali. Quindi la specifica che precisavo anche prima è che non è che i minorenni possono esercitare questo diritto sempre e comunque. Per esempio, non lo possono esercitare, per fare un esempio chiaro, durante, in occasione di una visita medica. Lo possono esclusivamente esercitare nell'impiego dei servizi della società dell'informazione, così come precisa la norma. Dai 14 anni, perché la declinazione della legge italiana con il decreto legislativo 101 del 2018 ha precisato proprio che l'età in Italia è dai 14 anni in su. Grazie Avvocato. Ecco, come anticipavo prima, chiamerei in causa la nostra psicoterapeuta Arianna Bellini per rispondere a risvolti non strettamente giuridici della prima domanda che abbiamo letto, ovvero sull'utilizzo del parental control, perché se l'avvocato in qualche modo ci ha chiarito che è un dovere giuridico del genitore controllare quello che fa il figlio, ci sappiamo bene che ci sono poi dei risvolti non strettamente legali, ma che riguardano la relazione genitori-figli. Allora, queste domande sono sempre da un milione di dollari, perché chiamano in causa i consigli e i consigli non va mai bene darli. Per cui sicuramente Laura Lecchi può aiutarci sulla legge. Il resto, quello che dico sempre, l'educativa riguarda le famiglie, nessuno può entrare nell'educativa delle famiglie. Posso riallacciarmi a quello che la psicanalisi ci insegna ed è quello che vi dicevo un po' prima, che essere genitori di adolescenti ci porta a questo: da un lato a tenere un occhio aperto, dall'altro un occhio chiuso. Nell'occhio aperto cosa dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare come stanno, che relazioni hanno, cosa succede. Ecco, se noi oggi ci occupiamo del mezzo internet, come abbiamo detto fino adesso, e l'occhio aperto dobbiamo averlo sul luogo internet. Una frase che dico sempre perché secondo me è molto evocativa, un mio ragazzino diceva: mia mamma dice che sono dipendente da internet, ma non ha capito che sono dipendente dai miei amici. Per cui interessarsi di cosa succede su internet, che per loro è un luogo. Ci sono miei pazienti che hanno migliori amici su internet che non hanno mai visto nella loro vita, per cui internet diventa un posto importante per loro, diventa un luogo di grandi affetti, di grandi legami. Interessarci a quello che succede lì è la cosa più importante, per cui non so cosa dire, perché la privacy in adolescenza da un lato va tenuta chiusa la porta, no? I ragazzi cominciano a chiudere la porta. Mia figlia dei 12 anni ha cominciato a chiudere la porta. Prima viveva in sala, tutto quello che lo faceva in sala. Da un anno a questa parte comincia a stare in camera sua e chiude la porta. Sì, la porta va tenuta chiusa, però bisogna aprirla. Bisogna aprirla anche di sorpresa ogni tanto. Mi viene in mente un insegnante con cui abbiamo parlato poco tempo fa, che di questo IC oltretutto, che mi aveva detto una cosa molto suggestiva che mi era piaciuta moltissimo. Diceva che su internet leggeva i commenti e le cose che scrivevano i suoi ragazzi che le chiedevano l'amicizia su Instagram, e lei diceva: ogni tanto vorrei scrivere dicendo guarda che ti leggo, guarda che ho letto quello che hai scritto, per ricordare che l'adulto c'è ed esiste. L'adulto può chiudere un occhio, ma c'è ed esiste, bisogna avere a che fare con lui, non si può eliminare.
Ecco, Arianna, invece quanto a no, i consigli abbiamo detto che non si danno, anche se questa mamma o questo papà o questo insegnante chiedono espressamente un consiglio, no? Da quanti anni è consigliato dare lo smartphone nelle mani dei ragazzi? È giusto limitare il tempo? Ecco, anche questa è un'altra domanda da 1 milione di dollari, però a consiglio richiesto cerchiamo di dare una risposta. Sì, nel senso che secondo me il tempo è la cosa più importante. Introdurre il tempo su questo mezzo, che è un po' quello che provavo a dire prima nel mio intervento, è la cosa più importante. Per cui ogni famiglia ha dato il cellulare quando l'ha ritenuto opportuno. Posso dirvi la mia esperienza di mamma, io l'ho dato molto tardi. Il primo anno, quello che ho fatto, il primo anno di scuola media di mia figlia è stato non darglielo, ma di mediare attraverso il mio tutte le sue chat di classe, proprio per introdurre il tempo, nel senso che io non c'ero, ero al lavoro, tornavo e lei rispondeva dopo un po', ok? Per cui tutte le cose a cui si potevano rispondere, che cadevano, tutte le urgenze sciocche, non c'entrava in questo. Questo secondo noi, secondo la nostra famiglia, era importante che lei avesse tempo per pensare. Ci sono state, mi raccontava una mia ragazza l'anno scorso, c'è stata una grande lite per loro nella cena di classe del primo anno delle superiori, lei è un po' più grande, perché hanno fatto due cene separate, insomma, per farvela breve. E lei aveva imparato, lei diceva, ho imparato da te, ho imparato in analisi, a non rispondere subito. Chi si è risposto subito si è massacrato. Chi ha aspettato un po' di tempo ha risposto in maniera anche più seria, anche più profonda, anche più severa, ma ha risposto dando delle risposte molto più soggettive. Per cui inserire il tempo sullo smartphone è la questione fondamentale per ridare valore alla parola. Grazie, ecco, anche noi a proposito di tempo ci avviamo alle conclusioni. Lascerei a Nicoletta Tomba il tempo di ribattere, visto che sei stata citata tante volte dalle tue colleghe in relazione alle dimensioni di tempo e spazio. E quindi, visto che c'è una domanda anche in proposito, no? Dare spazio e dedicare tempo a questi argomenti da parte di tanti rappresentanti del comune, vari esperti, insegnanti e genitori è fondamentale per segnalare ai giovani che si tratta di qualcosa di importante. Ecco, c'è un ringraziamento per questa iniziativa, però coglierei questo spunto per ridefinire, insomma, in questi parametri di spazio e tempo che più volte abbiamo citato, le domande che sono emerse questa sera dai partecipanti. Grazie, Nicoletta. Sì, allora rifacendo il punto, bisogna che noi osserviamo ciò che stiamo vivendo, cerchiamo di ripercorrerlo proprio anche da un punto di vista storico, per avere ben chiari i passaggi che ci hanno coinvolto in questa nuova tecnologia. Nel farlo dobbiamo controllare continuamente quali sono i paradigmi che vengono a cambiare, come cambiano loro e come loro hanno in noi un suono, come risuonano nelle nostre vite e nel nostro vissuto. Conviene che ci assumiamo un atto di responsabilità su tutta la questione, un atto di responsabilità importante che si sono assunti prima le figure politiche che hanno dato il via a questo progetto, un atto di responsabilità che ci siamo assunti noi come comunali nello svolgere questo progetto, coinvolgendo gli insegnanti e i genitori, quindi tutta la comunità adulta deve sentirsi responsabile di tutto ciò che succede, nel senso che deve sentirsi responsabile e chiamata all'osservazione dei fenomeni che succedono per aiutare le generazioni più giovani ad avere dei comportamenti corretti a loro protezione, ovviamente, non per una vigilanza e un controllo, ma proprio per aiutare loro nell'introdursi nella vita nel miglior modo possibile. Su questo tema, non so se l'avvocato Lecchi ha qualcosa da dire sul tema della responsabilità in particolare, lascerei anche a lei questa chiusura, insomma, su tutta la ricaduta di cui noi ci siamo fatti carico e cerchiamo di allargare la platea proprio per distribuircela e per
comprenderla nelle nostre azioni in modo da aiutare le nuove generazioni. Dico una cosa allora, visto che sono stata chiamata in causa, aggiungo questo. Non dobbiamo sorprenderci o stupirci perché la normativa attuale pone l'accento, comunque pone l'onere, diciamo così, della responsabilità educativa agli strumenti che implicano quindi in qualche modo anche la vigilanza. Perché in realtà questo è un precetto che esisteva già nel Codice Civile del 1948. Esiste una norma che pone a carico degli adulti, genitori e addirittura docenti, tutti coloro che hanno un ruolo comunque di controllo di tutela, di custodia del minore, nella colpa in educando e la colpa in vigilando, che sono i due precetti di base, diciamo, su cui si fonda la responsabilità degli adulti riguardo alle condotte dei minori. Questo implica certamente un onere nell'educazione, certamente un onere anche nella vigilanza. Ciò che non viene, come dire, ma non con voyeurismo certamente, ma con quella necessaria cautela e responsabilità che discende dal ruolo di adulto. Grazie. Anche Elena Ferrara desidera intervenire in proposito. Sì, intanto penso che davvero sia una serata molto interessante e va dato atto che diciamo, le domande che sono arrivate sono davvero, centrano anche il cuore dei problemi, no? Che sono quelli della relazione con questi ragazzi, con i nostri figli che crescono, e del rapporto con la nostra responsabilità, come diceva giustamente l'avvocato e come è stato ribadito da tutti. Rispetto allo stare sui media, siccome si parlava di privacy, magari è una cosa che è stata detta, ma la vorrei risottolineare. Prima dei 13 anni nessun minore è titolato ad essere cittadino di un social network, perché quando ci si registra solo a 13 anni, alla presenza di una figura genitoriale che diciamo accredita, no, questa richiesta di diciamo titolarità rispetto al trattamento dei dati personali, solo a 13 anni ci si può iscrivere con la propria data di nascita, appunto con un genitore. Dopo i 14 anni, come diceva giustamente l'avvocato, per il decreto 101 del 2018 è stato allineato, insomma, con la legge 71 questo passaggio ai 14 anni, che per il nostro ordinamento è importante perché è il momento in cui i ragazzi diventano responsabili anche, insomma, di fronte alla legge, sono penalmente perseguibili. Per cui molto spesso i ragazzi che sono prestissimo, già prima dei 10 anni, su TikTok o su Instagram, eccetera, è perché hanno utilizzato una data di nascita che non corrisponde alla loro. Io dico, rispetto a questo, la responsabilità però del genitore è evidente, nel senso che noi possiamo avere tutta la fiducia nei nostri figli, come è successo anche recentemente in casi anche veramente tragici, no? Io mi fidavo di mio figlio e poi è successo questo, ma la fiducia purtroppo in questo caso non regge di fronte alla responsabilità civile che si diceva prima, a parte appunto la responsabilità genitoriale, morale che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli quando sono così piccoli. E quindi un consiglio è quello di dire veramente non facciamo anticipare, non diamo a loro la possibilità di anticipare troppo i tempi. La patente di smartphone è fatta anche per questo, è fatta per dire io facciamo un percorso, lo facciamo insieme alla scuola, lo facciamo insieme a te, però sappi che anche in quel momento in cui tu avrai la patente a 10-11 anni sarai ulteriormente consapevole che alcuni passaggi sono ancora di là da venire e che tu avrai delle titolarità di diritti e avrai anche delle responsabilità nel momento in cui sarà lecito che tu ti iscriva a una di queste piattaforme.
Questo è un elemento importante. La legge 71 dà anche a questo punto, proprio colloca a quell'età anche dei diritti che sono quelli della richiesta di cancellazione e anche la procedura dell'ammonimento. Non entro nel merito della legge 71, che si può sempre andare a leggere, però per dire che quello è veramente uno spartiacque. Prima dei 14 anni davvero l'impegno della famiglia comunque è notevole, pur con le accortezze, con le delicatezze, con diciamo l'atteggiamenti di rispetto che sono stati declinati questa sera. Però è chiaro che siamo noi responsabili di quello che fanno i minori di 14 anni in rete e su strumenti che sono di proprietà dei genitori, peraltro. Quindi nel caso della pedopornografia, se ci sono foto pedopornografiche su quello strumento, e quello strumento è intestato a voi. È molto importante anche nella giurisprudenza, parlando con i genitori, che penso che l'avvocato ne abbia parlato tante volte, che i genitori devono essere anche d'accordo, no? Quindi devono, quando postano una foto, per esempio, dei loro figli, devono farlo consapevolmente anche insieme, no? Avendo valutato insieme che valga la pena. Ecco, sul postare per esempio le foto dei figli, non solo parliamone insieme tra genitori, ma chiediamo anche al figlio se è d'accordo, ecco, anche se è un minore di 12 anni, perché questo è uno degli aspetti che la Convenzione Internazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ha messo in evidenza, e anche le ultime elaborazioni, e la Garante dell'Infanzia lo dice sempre: ascoltiamo i nostri figli e soprattutto non esponiamoli con immagini, anche magari appunto non sovraesponiamoli nel momento in cui possa essere, può essere un pericolo, ma anche saltiamo il passaggio di un confronto con loro per capire se sono d'accordo. Vi ringrazio di aver accettato questo mio commento, insomma, che viene anche da tante serate come questa, in cui le domande arrivano e non sono domande semplici. Siamo tutti impegnati per cercare di dare delle risposte anche più, diciamo, è difficile dare consigli, però l'esperienza può essere utile da condividere. Grazie ancora. Grazie per questa preziosa condivisione. Ecco, sul tema delle immagini l'esperta è Nicoletta Tomba, quindi raccoglierei questa sollecitazione sul tema delle foto, dei minori, insomma, lasciando parlare lei. Sì, allora non poteva avere una chiusura migliore, cioè unendo la responsabilità e la responsabilità delle immagini. Come ha detto prima la dottoressa Bellini, le parole sono molto importanti, ma le immagini lo sono altrettanto. Se uno si guarda la normativa sulla privacy, qui torno a coinvolgere l'avvocato Lecchi, e la legge proprio tutto il testo, si può sviscerare quanto riguardi anche le immagini. Le immagini dicono di noi molto di più di quello che noi pensiamo. All'interno di un'immagine, di un'inquadratura, la scelta precisa di un'immagine, di un'inquadratura, determina già all'interno delle informazioni molto importanti. Chiaro, informazioni che magari non tutti sanno decodificare, ma sono informazioni che vengono esposte. Questa esposizione, che abbiamo detto che non ha più i vincoli delle 24 ore, ma anche dei vincoli temporali molto più lunghi, l'ha già stato accennato dall'onorevole Ferrara, è già stato accennato dall'avvocato Lecchi e dalla dottoressa Bellini, il tempo su internet non c'è più. Quindi tutto ciò che compare può essere lì illimitatamente, può essere, perché c'è anche la possibilità di poterlo cancellare, ma non è garantita. Di conseguenza l'immagine che dice tanto di noi, se esposta o sovraesposta, come ha ricordato l'onorevole Ferrara, può causare delle difficoltà. Di immagini ne abbiamo tante, e le immagini è
la parte più importante di noi che è unita per esempio ai nostri dati personali, cioè tutti noi sui nostri documenti, oltre ad aver scritto il nostro nome, Nicoletta Tomba, c'è la mia immagine, l'immagine del mio volto, non è una cosa trascurabile, è pienamente all'interno di tutti i dati, anzi i dati biomorfici sono proprio quelli che definiscono me, la mia persona, e uniscono me, la mia persona fisica, ai miei dati, cioè al mio nome e cognome, anagrafici. Poi come io esibisco la mia persona attraverso le immagini, dà di me delle informazioni. Sull'immagine se ne possono dire tante, le immagini scattate da sé, le immagini scattate dagli altri, le immagini rubate da altri su ciò che io o altri abbiamo scattato. Però sono sicuramente un tema molto importante. Un tema importante perché nella maggior parte dei social non ci si scrive e basta. Ci si scrive e si mettono le immagini e si sa benissimo che i ragazzini non frequentano più di tanto le mail, ma frequentano gli ambienti social e qui si raccontano, si documentano attraverso immagini che possono essere immagini statiche, quindi foto, ma anche video, ma qui video, quindi ma qui c'è la loro documentazione più importante. Sono molto contenta di come sta andando, sono anche tanto contenta perché in questo momento vedo quanti genitori stanno reagendo a questo incontro. So che c'è tanto bisogno, lo sappiamo tanto, abbiamo raccolto l'invito dell'onorevole Ferrara e la sua testimonianza della patente smartphone di Verbania proprio perché sappiamo di quanto ce n'è bisogno. Noi stiamo portando avanti questo progetto, il prossimo anno lo porteremo ancora avanti, molto probabilmente anche gli anni a seguire, cercando di dare dei contenuti sempre più nuovi al progetto. Abbiamo stabilito in questo momento quelli che noi consideriamo i contenuti di base, cioè che cosa bisogna sapere, sostanzialmente come è evoluta la questione tecnologica nei tempi storici, come ha modificato socialmente, quali sono le modifiche che hanno anche a livello psicologico e quali sono le normative che regolano tutta la questione. Ci proponiamo di svilupparlo anche nei prossimi anni, chiediamo ai genitori di seguirci, eventualmente di patentarci e di portare l'esperienza che hanno avuto questa serata, se hanno partecipato anche quell'altra precedente, in tutti i loro contesti, in modo che ci siano sempre più adulti che sono informati e sempre più adulti che fanno corpo, sempre più adulti che danno delle risposte ai bambini in maniera uniforme, in modo che non siano disorientati, in modo da accompagnarli in maniera dolce ma ferma, così come ci viene richiesto dal nostro ruolo. Chiara, non avrei altre cose da dire. Grazie. Io sfrutterei anche questi ultimi 10 minuti per due cose. La prima, leggere le sollecitazioni che ci sono arrivate in chat. Emilia ci dice che sarebbe interessante stilare un decalogo delle buone regole e prassi sull'utilizzo di internet o delle pillole per un buon utilizzo. Noi intanto abbiamo cercato di farlo con i 3 video, ricordiamo, di 10 minuti a cui avrete accesso tramite SPID alla piattaforma della pubblica amministrazione, sulla quale potrete autovalutarvi, sostenere i test che vi permetteranno di conseguire la patente smartphone. Quindi queste sono già 3 video, ognuno di 10 minuti, delle nostre 3 relatrici di stasera in grande continuità, come dicevamo prima, su cui potrete rispondere alle domande che vi abbiamo posto, anche i vostri figli, studenti, ragazzi che vi sono affidati ugualmente ricevono queste micropillole di 3 minuti con un linguaggio più adatto a loro, sulle quali si autovalutano poi esattamente come voi, quindi appunto riteniamo questa coerenza sia molto importante per dire tutte le stesse cose ai nostri ragazzi. Sadiq ci suggerisce una lettura, una chiave di lettura di questo appuntamento serale, dice: quello che ho ottenuto da queste discussioni è consigli su come crescere i nostri figli come esseri umani responsabili e ben informati che vivono nel mondo digitale e che loro stessi potrebbero portare beneficio alla comunità in cui vivono. Ecco, credo che sia una lettura molto corretta di quello che abbiamo cercato di fare.
altri commenti di ringraziamento arrivano da Lorenzo. Michela ci dice di essere una zia, una figura, sappiamo, molto importante, forse Arianna lo saprà meglio di noi, nella vita dei nostri bambini, ragazzi, perché a volte si confidano più facilmente, insomma, con una zia che con la mamma. E quindi, insomma, da stasera so come proteggere di più mio nipote. Ci dicevamo prima, dietro le quinte, che spesso appunto i nonni, gli zii accolgono per qualche ora i loro nipoti in casa, li vedono utilizzare lo smartphone magari seduti sul divano e si chiedono insomma, chissà cosa stanno facendo, però noi stiamo qua accanto a loro a vigilare. Ecco, la presenza fisica dell'essere di fianco a loro mentre utilizzano lo smartphone, abbiamo capito che non è sufficiente per capire quello che effettivamente stanno facendo nello smartphone. Per concludere, visto che abbiamo ancora qualche minuto, lascio la parola ad Arianna Bellini. Anzi no, arrivano delle altre domande. Arianna, ti fermo un attimo perché abbiamo anche una Tata del progetto Tata Bologna, ci dice che ci sono altre colleghe collegate e appunto anche questa figura che non è solo una semplice babysitter ma ha una funzione educativa, come sappiamo bene, è importante, ecco, che sia allineata con i genitori, i parenti che hanno a che fare con i nostri ragazzi. Arianna, ti lascio la parola per le conclusioni. Grazie Letate, ho appena detto che sono una grande fan e ribadisco, quindi grazie davvero tantissimo. Volevo dire solo una questione psicanalitica che riguarda le immagini, che mi sembra una questione che viene sempre, è sempre molto calda quando si parla del web. Ci insegna Jacques Lacan, che è stato un grandissimo psicanalista parigino, post-freudiano, che per l'essere umano ci sono tre registri: l'immaginario, il simbolico e il reale. Non entriamo stasera nel vivo perché faremo le ore piccole per parlare di questo, ma le immagini stanno su questo lato, sul lato dell'immaginario. Cosa ci insegna internet? Che l'immaginario si può svuotare di senso. Tantissime volte i nostri ragazzi ci raccontano che guardare una stessa immagine, anche di violenza, all'infinito non fa più senso, non fa più senso, davvero senso, cioè non fa più impressione. Raccontavo anche l'altra volta che ho ascoltato un'intervista molto bella di Marco da Milano, un giornalista, si è occupato anche di guerra, e lui diceva che le immagini della guerra, a forza di guardarle, non ci fanno più impressione. Questo è importante che ricordiamo nel web, che le immagini si possono svuotare di senso, anche le immagini di un atto di bullismo, come spesso di cyberbullismo, di bullismo che si tramuta in cyberbullismo perché viene ripreso, a forza di guardarle non fanno più impressione, mentre le parole rimangono pietre. Le parole attengono all'area del simbolico, per cui le parole non si può svuotarle, mentre le immagini a un certo punto svuotano di fatica, di pesantezza, di orrore, lo vediamo tutti i giorni. In questo momento siamo bombardati delle immagini della guerra, le prime hanno fatto molta impressione, adesso siamo un po' più abituati. Le parole invece sono evocative, evocano anche il nostro sentire, riguardano ognuno di noi in qualche modo, risuonano differenti sui nostri fantasmi, come direbbe Lacan, cioè su come ognuno di noi funziona, per cui rimandano sempre ad un altrove, cosa che le immagini non fanno purtroppo, per cui è importante che ribadiamo la potenza della parola anche sul web, che è fatto molto più di immagini che di parole. Grazie, allora concludiamo su questo saluto alle tate e delle tate che ricoprono un ruolo educativo fondamentale, che è importante che partecipino insieme ai genitori e agli insegnanti a questi seminari e si patentino per appunto dare questa linearità e coerenza delle risposte ai nostri ragazzi. Ricordo per l'ultima volta che in chat trovate il link per iscrivervi, per ricevere successivamente poi le chiavi di accesso per conseguire la patente smartphone. Ci diamo appuntamento al 28 maggio, in cui così un po' all'americana festeggeremo le nostre patenti e quelli dei nostri ragazzi.
vi lascio con un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti, siamo anche puntuali, a Daniele Ara, Elena Gaggioli, Miriam Pepe, Elena Ferrara, Nicoletta Tomba, Laura Lecchi, Arianna Marfisa Bellini e a Serena Mellace che ha condotto dietro le quinte e moderato la nostra chat. Una buona notte e ci rivediamo dunque il 28 di maggio per festeggiare le nostre patenti. Grazie a tutti e a tutte.